Ciao, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo in partenza per la casa al mare a Gaeta e in questo video vi farò vedere qualche spezzone della nostra prima vacanzina al mare, insieme ad Edoardo. Andiamo. Il mare? Bello! Il primo giorno al mare di Edoardo. Ti piace il mare? Faccio già. Cazzo. Non ti piace il mare, meglio la montagna. Palazzo, l'ascensore è piccolissimo, quindi ogni volta mi tocca smontare l'ovetto dal telaio e lui è contentissimo di essere trasportato così a spalla. Oggi è domenica, io sono in giro da sola per Gaeta perché sono andata a procacciarci il cibo. Sono andata a ritirare una lasagna già cotta in un pastificio e così mangeremo con quella già a pranzo. Ieri è stato il primo giorno di mare di Edoardo, ha dormito tutto il tempo e si è svegliato giusto per fare due o tre foto, poi si è rimesso a dormire, quindi ho detto: senti, se l'effetto del mare è questo, quasi quasi ci trasferiamo qui. Giorni, la mattina c'è sempre il cielo coperto, fa anche un po' freschino, nel senso che comunque è da utilizzare un giacchino. Poi verso le 10:30 scoppia un caldo tremendo, infatti si crepa di caldo, c'era anche gente che faceva il bagno prima in spiaggia. Vabbè, vado a mangiare la lasagna. Oggi mare in tempesta, il che per noi è anche bene perché c'è la sabbia bella battuta, quindi possiamo camminare con il passeggino. E oggi è martedì e purtroppo sia ieri che oggi il tempo non è un granché, oggi sempre meglio di ieri, nel senso che adesso sta spuntando il sole per fortuna, ieri invece purtroppo pioggia tutto il giorno. E niente, adesso i miei stanno prendendo il caffettino e io ho mollato Edoardo che sta dormendo e mi sto facendo una passeggiata qui in riva al mare e niente, appena si sveglia lo vado a recuperare e facciamo una passeggiata con lui qui, facciamo prendere un po' d'aria di mare. Giovedì mattina è prestissimo, sono le 9 e siamo già in spiaggia. Oggi però è una bella giornata, ieri ha piovuto tutto il tempo, quindi non vi ho proprio ripreso nulla. Siamo stati tutto il giorno in casa e poi nel pomeriggio sono andata, cavolo,
sono appena bagnata i pantaloni, vabbè. E che non è che faccia caldissimo, ecco, c'è cioè venticello, quindi insomma avere i pantaloni bagnati non è proprio il top, però va bene. E dicevo, ieri abbiamo passato tutta la giornata in casa e tranne il pomeriggio in cui siamo stati ad un centro, piccolo centro commerciale, diciamo così, che c'è via Gaeta, e dovevo trovare delle cosine che mi servivano per il battesimo di Edoardo, che sarà il 4 giugno, non so se ve l'avevo già detto, forse no. E niente, comunque non ho trovato un cavolo, quindi mi è venuta anche un po' d'ansietta perché il tempo stringe, ma vabbè. E niente, oggi invece il tempo è bello. E visto che Edoardo ci ha buttato giù dal letto alle 6 del mattino, siamo scesi in spiaggia io e mia mamma presto e si fa una favola, non c'è un'anima. Vabbè, non che negli altri giorni ci fosse il pienone, però insomma si sta veramente bene. E Edo dorme, quindi l'ho mollato un attimino a mia mamma, diciamo, allo stabilimento. Mi sto facendo una passeggiata un po' a passo svelto, respirando l'aria buona. E niente, poi da domani dà di nuovo brutto tempo e mi dispiace un sacco perché verrà Lorenzo domani, ci raggiunge Lorenzo per il weekend e... però insomma non penso che faremo un granché perché almeno le previsioni sono terribili. Speriamo che cambino perché poi non si sa mai, a volte magari dice che piove ma non piove, quindi speriamo. Come potete intuire dal cambio location, siamo rientrati alla base e come potete intuire sempre dallo sfondo alle mie spalle abbiamo una marea di cose ancora da sistemare. E comunque sì, siamo tornati alla base e il viaggio di rientro è stato terribile perché abbiamo calcolato male i tempi, devo dire la verità, è stata tutta colpa nostra e abbiamo calcolato male i tempi e praticamente siamo partiti proprio nel momento in cui Edoardo era nel bel mezzo della sua finestra di veglia e quindi giustamente non aveva alcuna intenzione di dormire o di stare buono nel seggiolino, quindi praticamente siamo stati quasi un'ora fermi sul ciglio della strada ad aspettare di calmarlo, di farlo un attimino rilassare, e però alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo rientrati e Lorenzo adesso è andato a fare un po' di spesa, Edo sta dormendo, io stavo iniziando a mettere un pochino di cosine a posto e niente, io spero che questo vlog vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Chiaramente non ho ripreso come riprendo solitamente nei weekly vlog perché ero sempre con i miei genitori e quindi ho cercato di godermi il più possibile questa settimana e di rilassarmi anche il più possibile visto che c'erano loro un pochino ad aiutarmi. E niente, spero comunque di avervi tenuto compagnia e oggi è anche una giornata importante perché è la mia prima festa della mamma. Non prevediamo particolari festeggiamenti, abbiamo festeggiato tra virgolette un pochino a colazione anche insieme alla mia mamma, però insomma non faremo niente di che, però è una data importante, ecco. Niente, io vi do appuntamento come sempre su Instagram o al prossimo video. Ciao!